Fatima e Agenor sono gente del fiume. Così sono chiamati quelli che abitano lungo le sponde dei fiumi nell'Amazzonia brasiliana. Reginaldo, il loro figlio, non sta bene. Piange, non mangia, dimagrisce visibilmente. Lo avevano portato dal pagè, che è un po' curatore e un po' stregone. A lui la povera gente si rivolge nella foresta amazzonica nei casi di malattia o per qualsiasi altro problema o difficoltà. Il pagè aveva detto che la malattia di Reginaldo era grave e che era meglio portare il figlio in città. Agenor sa che in città ci sono medici e le medicine in grado di guarire Reginaldo. Anche Fatima si convince che bisogna intraprendere il viaggio. Agenor conosce molto bene la foresta dove caccia e il fiume dove pesca. Sa in quali ore può viaggiare, prevede dove potrà fermarsi e a chi chiedere ospitalità per passare la notte. Può contare sull'aiuto di tante persone, perché un nuovo spirito di solidarietà e di fraternità si è sviluppato fra la povera gente del fiume che vive insieme una sincera e nuova esperienza di fede. Anche per chi vive in questi luoghi, la foresta e i fiumi sono sempre pieni di pericoli, ma nello stesso tempo sono affascinanti. Si può dire che ad ogni ansa il panorama si rinnova, dando l'impressione di qualcosa di sempre diverso. Purtroppo, anche questo ambiente meraviglioso sta cambiando. Ci si accorge quando si confronta la situazione attuale con quella degli anni passati, come raccontano quelli che hanno trascorso tutta la loro vita in questi luoghi. Una volta c'era selvaggina abbondante nella foresta, numerose specie di uccelli, molti pesci nel fiume. Ora bisogna addentrarsi sempre più profondamente nella foresta e risalire i fiumi, e alle volte si ritorna a mani vuote. Nelle zone più accessibili dei grandi affluenti amazzonici non si trovano più coccodrilli, spietatamente cacciati e quasi distrutti. Il progressivo utilizzo del legno sta modificando l'ambiente. Enormi tronchi d'albero, privi della corteccia, tagliati e legati insieme, sono trascinati da barche a motore e destinati alle segherie e al porto di Sant'Ana per il commercio. Agenor non sa se tutto questo è giusto. Servisse almeno per migliorare la vita della gente del fiume. Fatima, Agenor e Reginaldo, dopo due giorni di viaggio, arrivano al posto medico dell'isola di Sant'Ana. Sperano proprio che fra le medicine di Suor Silvia ce ne sia una per Reginaldo. Raccontano delle sofferenze del bambino, dei consigli del pagè, del viaggio, degli amici che li hanno aiutati e ospitati. Suor Silvia li ascolta, si rende conto della situazione. Dice che lì, al posto medico, non si può far nulla. Il bambino deve essere ricoverato in ospedale per le cure. Dice pure di non preoccuparsi per le spese, perché l'ospedale è stato costruito proprio per essere a disposizione di tutti i bisognosi di cure. Daranno, poi, quello che potranno. Al resto,
verrà in aiuto la comunità parrocchiale. Suor Silvia chiede al padre missionario di avvertire l'ospedale perché faccia trovare un'ambulanza a Sant'Ana, presso il porto. Lo stesso missionario li accompagnerà con la sua barca motore. Un esperto navigatore. Ha preso dimestichezza ormai con i fiumi dell'Amazzonia brasiliana, che conosce come la gente del posto. Passa molto del suo tempo in lunghi viaggi per incontrare le comunità dislocate lungo i fiumi nell'interno della foresta. Da molti anni i padri missionari del Pime condividono la vita semplice e povera di queste persone, aiutandoli a scoprire nella vita di fede il senso della carità che si esprime in gesti quotidiani e concreti. Fatima e Agenor si accorgono di non essere soli a preoccuparsi per la salute di Reginaldo. Tante persone condividono la loro sofferenza, si danno da fare per la sua salute e capiscono che questi comportamenti sono dovuti a qualcosa di più profondo della cordialità e dell'interesse umano. All'ospedale di Macapà sono accolti con molta attenzione. Padre Raul, medico e sacerdote camigliano, è il direttore sanitario dell'ospedale. Fatima e Agenor gli dicono quello che è capitato a Reginaldo, da quando il bambino non ha più voluto mangiare, piangendo quasi di continuo. Padre Raul visita Reginaldo. Fatima guarda attenta a quello che fa e cerca di leggere qualcosa sul volto del medico. Reginaldo viene portato nel reparto pediatria. Padre Raul assicura che Reginaldo sarà curato bene.
ma dovrà rimanere un po' di tempo in ospedale, forse anche più di un mese. Il reparto di pediatria è uno dei più capaci e meglio attrezzati dell'ospedale San Camillo e San Luigi, voluto e costruito da Marcello Candia. Il personale è scelto con cura perché deve essere in grado di dare in ogni occasione delle prestazioni professionali qualificate. Ma c'è nello stesso tempo, da parte di tutti quelli che operano nell'ospedale, medici, infermiere, suore e laici, la preoccupazione di creare un clima di cordialità con i degenti e i parenti e di disponibilità a condividere il momento difficile della malattia con loro. Tutto ciò è frutto del tentativo di vivere comunitariamente la propria fede cristiana. Il dialogo con padre Raul è stato esauriente ed ha suscitato una grande speranza in Fatima e Agenor. Reginaldo è davvero in buone mani, non solo perché padre Raul e il personale dell'ospedale sono bravi, ma perché hanno dimostrato di volergli bene. Rimane il dolore del distacco. Da quando Reginaldo è nato, è la prima volta che dormirà lontano da loro. Fatima e Agenor devono risolvere ancora un problema importante. Dove alloggiare in questo tempo? Che lavoro fare per vivere? È gente che si accontenta di poco, ma occorre comunque una sistemazione. Hanno avuto un'indicazione ed è per questo che si rivolgono fiduciosi a Suor Zilda. Suor Zilda è la coordinatrice nell'attività pastorale del Bairo Perpetuo Soccorro, alla periferia della città di Macapà. Suor Zilda accompagna Fatima e Agenor da alcuni rappresentanti della comunità cristiana locale, perché è sicura che li aiuteranno, per quanto è possibile, in tutto ciò di cui hanno bisogno. Si conoscono.
I bambini sono numerosissimi, li trovi dovunque, impegnati in piccole faccende domestiche da sbrigare o nel gioco che sfrutta le condizioni dell'ambiente. Ma dietro il colore locale e la natura rigogliosa non c'è sicurezza, non ci sono sufficienti condizioni culturali e igieniche di vita. Anzi, la situazione dei servizi sociali è precaria e la comunità non è senza tensioni e conflitti. Tuttavia rimangono vivi alcuni valori fondamentali per la vita della borgata. L'amore per i bambini, per esempio, ai quali le porte delle case sono sempre aperte. E la solidarietà come forma di aiuto e di sostegno reciproco nelle calamità e nel momento del dolore. Azione pastorale, dei padri delle missioni estere di Milano, delle missionarie dell'Immacolata e delle altre congregazioni religiose e dei laici missionari che vivono a Macapà, è proprio quello di salvaguardare questi valori originali. Per questo cercano con la loro gente di riviverli nell'esperienza e nello spirito delle comunità di base, volute dai vescovi dell'Amazzonia, perché il messaggio evangelico sia vissuto nella concretezza della vita quotidiana. Suor Zilda, Fatima e Agenor sono giunti dal responsabile della comunità di base del Bairro del Perpetuo Soccorro. L'incontro è cordiale e tutti sono invitati ad entrare in casa. La casa, povera ma funzionale, come tutte le altre del Bairro, è costituita da uno spazio dove si ricevono gli ospiti, dove si passano le ore più calde della giornata, dove gli uomini, la sera, dormono appendendo la loro amaca ai ganci della parete. La casa del Bairro, ed anche quella della foresta, è tutta qui, con un'altra stanza che funge da camera da letto per donne e bambini. I riti dell'ospitalità sono semplici. Si offre caffè, si fa conversazione, si discute il problema di Agenor e Fatima, che sono pieni di fiducia perché sentono che la comunità del Bairro li ha accolti e saranno aiutati a trovare una sistemazione. Suor Zilda li lascia perché è attesa all'ospedale per la visita agli ammalati e per prendere le medicine per quelli che si rivolgono a lei per i malanni più leggeri. La sera scende rapidamente all'equatore, si accendono le prime luci e la gente, al termine della giornata lavorativa, si incontra per le strade.
anche in questa giornata la solidarietà di quelli che vivono seriamente la vita della comunità cristiana si è concretizzata nell'aiuto a chi aveva bisogno. Hanno fatto rinascere la speranza in Fatima e a Genor, che possono ora guardare con serenità al loro immediato futuro, in attesa di ritornare con Reginaldo a rivivere la vita della gente dei fiumi.